Buongiorno fanciulli, come state? Interattivo due varianti questa mattina, facciamo al contrario. Prima parte della giornata l'interattivo e questa sera il messaggio. E voglio usare anche oggi almeno una carta di queste di Pinocchio, solo come carta motivazionale all'inizio. La domanda, la richiesta per questo interattivo due varianti è una richiesta in rima. Anima in cammino, dove porta il tuo destino? D'altronde abbiamo il nostro piccolo Pinocchio che sta camminando. Cerchiamo di capire dove sta portando il tuo destino. Le varianti sono due: ho lasciato il mio coniglietto bianco e lo scarabeo quest'oggi, o meglio, anche i colori potete scegliere il bianco e il verde. E utilizzeremo nello specifico tre mazzetti di carte, però poi, nel caso dovesse rivelarsi necessario integrare in qualche modo, non c'è problema. Abbiamo altre carte qui dietro, abbiamo Sibille, cose varie. Io direi di iniziare. Ah, per quanto riguarda i consulti con le carte di Casanova, Manara, Boccaccio, sì, riguardano la sessualità nella coppia o qualsiasi domanda voi volete porre nell'ambito della decenza, perché manteniamo comunque un certo tono. Verranno utilizzate proprio queste carte specifiche che dicono sempre un qualcosa in più rispetto ai mazzetti un po' più canonici, perché non è che noi non facciamo quel tipo di domande nei consulti personali, però le risposte che vengono fuori con questo tipo di carte è un po' più specifico. Ho deciso di iniziare ad utilizzarle perché mi rendo conto che magari formulate la domanda, ma la risposta vi lascia un po' insoddisfatte. Quindi non la risposta in sé, magari vorreste qualche elemento intimo in più, ecco. E quindi sì, si possono fare. E potete scrivermi per le informazioni. Qui sotto c'è l'email e ci sono tutte le informazioni nell'info box. Perfetto, io direi di iniziare. Iniziamo con il coniglietto. Cara anima in cammino, dove porta il tuo destino? Dal signor Mangiafuoco, pietà, signor Mangiafuoco. Allora, sembrerebbe un momento di perdono. Ora dobbiamo capire se voi siete Mangiafuoco, che si è un po' indurito e ha quest'aria un po' irraggiungibile, enorme, fermo, che fa tanta paura con il vocione, oppure se siete Pinocchio. Cioè, se siete nella condizione di colui che può dare questo perdono e verso il quale è necessario cercare di toccare il cuore e intenerire questo cuore, o se siete colei o colui che vuole chiedere scusa per qualcosa. Però c'è proprio questa situazione. Il tentare, nonostante tutto e nonostante le apparenze, di toccare il cuore e l'anima di qualcuno, lì dove nessuno proverebbe per timore, per paura. Voi andate oltre le apparenze, il vostro destino vi porta a manifestare il vostro potere personale, i vostri sentimenti, un po' alla faccia di tutti i rischi che la vita vi ha posto dinanzi. Oramai la cosa è accaduta, come Pinocchio ha marinato la scuola ed è finito nel teatro dei burattini e alla fine è stato afferrato da Mangiafuoco e messo assieme ai suoi pupazzi, con il rischio poi di essere gettato nel fuoco, per l'appunto. Quindi, ragazze, vediamo un po' se qui dobbiamo perdonare o chiedere perdono. E poi magari a chi? Cara anima, il tuo destino ti sta portando verso una sorta di chiarimento. Dove vai proprio ad afferrare questa lunga barba e tiri verso di te se sei questo personaggio, quantomeno presti attenzione. Vediamo di cosa stiamo parlando. Fare luce, vedete qui dietro la nostra lampada con la candela? Qui c'è stato un allontanamento. Abbiamo lasciato dietro le nostre spalle un passato verso il quale rivolgiamo ogni tanto il pensiero. Ce ne siamo andate deluse o delusi. È stato un periodo molto bello. Anzi, potrebbe anche darsi che fra voi e la persona verso la quale nutrite questo desiderio di chiarimento, e probabilmente voi siete Pinocchio che torna indietro verso il castello,
Questa persona non vi ha fatto nulla nello specifico e voi non avete fatto nulla a lui o a lei. Non c'è stata la discussione. Solo che a un certo punto vi siete sentite inadatte, inutili, un qualcosa in più. Ne aveva tante. Sono l'ultimo burattino, sono l'ultimo pupazzo che è arrivato. Mi sento triste, me ne vado. Non voglio soffrire di più. Se me ne vado adesso e non mi lascio coinvolgere, sarà più facile. E invece, evidentemente, visto che anche nel momento stesso, quello della massima convinzione che vi ha spinto a muovere il passo, voi avete comunque guardato un po' di lato, un po' indietro, dopo aver attraversato questo giardino, questa villa meravigliosa, e anche la concretezza di questa storia, perché qui, ragazze, abbiamo comunque un bel lotto di bastoni. Quindi ci sono state cose anche molto interessanti. Sembra quasi che voi portiate dietro un sacco, forse in questo sacco qualche ricordo o qualche bene, per l'appunto, giardino, beni. Avete preso qualcosa, d'altronde questa persona non vi ha fatto poi così male. Quindi al di là dell'apparenza, questa situazione del passato, e ripensando anche a questa situazione del passato, vi siete rese conto, a distanza di tempo e di spazio, e magari l'avete interpretata in maniera un po' frettolosa, vi ha fatto più paura dei rischi effettivi che avreste potuto vivere. D'altronde, cosa ci insegna, no? Mangiafuoco, che tutti gli esseri umani hanno un cuore e bisogna afferrare quel cuore, aggrapparsi a quel cuore. Quindi abbiamo la mano impegnata in tutte e due le carte, ecco perché vi dico che secondo me voi siete la persona che vuole tornare indietro a chiarire. Quindi voi volete riacciuffare questo personaggio e spingerlo a guardarvi in viso. Lo volete guardare in viso e volete parlare con il cuore in mano. Volete essere totalmente sincere, giocarvi il tutto per tutto. Perché però? Cosa provate voi per questa persona? Poi vediamo lui come ha reagito a questo distacco. Ma vi manca tantissimo, qui non è neanche una questione prettamente fisica, sessuale, sensuale o materiale. Allora, per voi questa persona, innanzitutto, per la vostra anima, è anche un appoggio, cioè vi fa stare sollevate, per quel che si può, perché poi magari avete un carattere molto introspettivo, quindi anche quando siete strafelici, poi in realtà siete sempre un pochettino tristi, e quantomeno, o quantomeno una fase della vostra vita. Però andandovene, voi in fondo non avete trovato una nuova strada, non siete riusciti a sostituire il ricordo, il pensiero con qualcosa e non vi siete sentite meglio, anzi, vi siete sentite impaurite e sperdute. Quindi poi questo chiarimento, questa luce, questo desiderio, questa luce, vedete, anche lì dove sembra non esserci terreno che possa sostenervi, e quindi lì dove sembra quasi che la via sia franata assieme a tutte le vostre speranze nel passato, è l'unica consolazione delle vostre giornate. Eh sì. Allora, queste sono le carte che si sono voltate: la voce interiore, l'isolamento e la morale. Avete vissuto una fase di esame di coscienza. Quindi vi siete nella vostra solitudine e distanza connesse fortemente con l'interiorità e dentro di voi vi siete sentite terribilmente sole, perché al di là delle difficoltà reali o quantomeno immaginate, perché magari frutto di proiezioni e di timori vostri che venivano anche da un passato un po' più remoto, voi vi siete rese conto che nell'oggi state molto peggio e poiché questa persona in fondo non vi ha fatto nulla di male, quindi non vi siete allontanate perché vi ha scacciato o perché è stata sgarbata, violenta o pericolosa con voi, effettivamente state iniziando, scusatemi, volevo cercare di mettere le carte senza riflesso perché oggi è una brutta giornata e ho dovuto accendere la luce. State iniziando a pensare se non sia il caso di far cadere questa maschera che è solo un isolamento. Nonché mi sono messa da sola, circondata da cosa? La mia piccola isola di bugie. Mi sono raccontata anche un sacco di bugie. Ho creduto a dei pensieri che poi si sono rivelati fallaci e quindi ho giudicato il mondo senza guardarlo realmente. Venire da te e confessare, parlare con il cuore in mano, non vuol dire solo manifestare a te quello che provo, ma vuol dire manifestarlo a me. Quindi tu mi fai finalmente da specchio. Io mi sono spaventato perché ho visto il mio riflesso in te e forse quell'incostanza che ti ho attribuito era un'incostanza che apparteneva alla mia non tranquillità di quel periodo. Quindi nel momento stesso in cui io mi stavo allontanando, la speranza è sentirmi chiamare per tornare indietro.
Quindi ragazzi, il vostro destino vi ha condotto innanzitutto ad un'analisi molto profonda di quello che avete vissuto. Vi ha fatto vedere quali sono al momento i vostri timori e le vostre paure. Allo stesso tempo avete consapevolezza di aver giudicato in maniera troppo ottusa in un certo qual modo e frettolosa una situazione a cui non avete concesso credito e fiducia. Quindi nell'oggi cosa volete fare oltre che ciò verso cui la vita vi porta? Un po' vi vergognate, ma è tornare. Mi sono allontanato e vedete, noi abbiamo, no, il nostro personaggio che si adagia sul suo bastone, come questo personaggio qui. Vi faccio vedere meglio per cercare di vincere questo riflesso di quest'oggi. E quindi io voglio fare dietro front, sono pronta a scalare le difficoltà, torno da te per mettermi, come ho detto prima, a nudo. Abbondanza di questo sentimento che si vuole manifestare, perché alla fine tra concretezza dei bastoni e anche questo sentimento abbiamo sempre due otto, a parte che questa è una dinamica piuttosto che si ripete nella vostra vita e quindi ciclica. È un po' il vostro approccio al sentimento. Voi vorreste, siete, vedete, piccole piccole, un po' inginocchiate, un po' rannicchiate, andare da lui o da lei e semplicemente guardarlo negli occhi e dire: guarda, io tante cose non te le so dire. Ho solo questo mantello, cosa posso nascondere di più? Mi metto a nudo e mi consegno qui. Tu puoi decidere della mia sorte. D'altronde, Pinocchio con Mangiafuoco, che cosa fa se non cercare di intenerirlo per scampare il pericolo di finire nel fuoco o anche peggio per tornare alla libertà, no? Parlandogli di cosa? Della famiglia, di suo padre che è solo, che fa tanti sacrifici, toccando il suo cuore. Quindi è ovvio che ciò che le carte vi vogliono comunicare è un atteggiamento del genere può rivelarsi utile, affinché però voi vi mettiate poi mentalmente, interiormente nella condizione di accettare la possibilità di cominciare qualcosa. Cioè, non utilizzatelo come uno strumento manipolatorio, anche perché i cattivi, tra virgolette, gli apparenti cattivi, li puoi corrompere al bene in senso sincero, cioè li puoi riconvertire all'umanità che gli appartiene perché una scintilla di divinità è in ogni essere vivente. Ma se li prendi in giro e se ne rendono conto, sono inesorabili poi. Quindi cercate semplicemente di evitare questo atteggiamento di inesorabilità. E quindi non imbrogliate questa persona, ma innanzitutto non imbrogliate voi. Questo dietro front, senza troppe parole, ma solo con un gesto convinto, cosa vi porta? E a cosa vi porta? All'abbondanza. Quello che non avete voluto vivere, quello che non avete saputo vivere, quello che vi ha fatto paura, voi avete preso il vostro sacco prima andando via e tornate con il vostro sacco. E quindi in fondo andate a offrire una parte di voi e quindi a cercare anche una controparte, quindi anche un compagno o una compagna. È un punto d'arrivo, la storia è finita, abbiamo il nostro tappeto. Mi ha condotto a te e allo stesso tempo io ti voglio offrire qualcosa. Voglio fiorire dinanzi a te, voglio portarti i miei frutti. I frutti che sono poi la lavorazione, no? Necessaria affinché si possa creare quel vino e quel vino possa riempire le coppe possano permettersi, no, di brindare. Quindi all'epoca io ero un frutto non maturo. Nel frattempo sono maturata, sono maturato, infatti abbiamo le carte di saggezza. E quindi adesso può venire fuori la quintessenza del mio ragionamento, del mio pensiero. Io ti dono la quintessenza, una sorta di eau de parfum, non è un eau de toilette, è proprio un eau de parfum, quindi voglio dire, costa un tanto a grammo, cioè ti offro qualcosa di valore. Lui cosa prova per voi interiormente e poi come reagirà nel vedervi tornare? Perché qui ragazze dovete essere voi a intavolare il discorso e dovete essere voi a tendere la mano e afferrare la barba, mettiamola così. Lui si è annoiato tanto nel frattempo, a parte che si è annoiato circa questo tipo di comportamenti, quindi anche nei vostri confronti non gli è piaciuta questa cosa, ma si è annoiato tanto anche nell'attendervi. Che barba! Cioè, qui guardate. Vediamo un po'. Una gran noia e tanti grattacapi, anche perché voi siete state, si può dire, le uniche che, trattate meglio degli altri, subito le prime donne, dove per prime donne non vuol dire che lui abbia un harem. Qui dietro abbiamo
vari livelli di significato. Il re, il cavaliere e magari il contadino, tra virgolette, per dire, potrebbe essere il lavoro, la famiglia e l'amore. Sì, doveva render conto anche di altre cose. Tutto ruotava intorno a sé, ha responsabilità di tutta la baracca e il baraccone, però non è colpa sua. Il fatto che lo abbiano disegnato più grande può essere per età, quindi responsabilità per l'età che ho, o semplicemente perché devo avere le spalle grandi e sopportare e supportare tanti pesi. Lui nella sua anima verso di voi. Cosa? Lui sta aspettando che voi abbiate il coraggio di far cadere la maschera. Quindi voi vi siete voltate andando via, lui non ha fatto un passo, però vi ha osservato e continua a rimanere nella direzione di quello che è successo e non comprende perché tra di voi ci sia stato questo litigio, o quantomeno non è stato un litigio, abbiamo detto questa incomprensione, questa azione concreta e non riesce a capire le motivazioni. Ha compreso che non è un'azione normale e ha compreso che voi stavate cercando, avete cercato di mandare un messaggio che lui avrebbe dovuto leggere tra le righe. Nel frattempo rimane anche lui con un atteggiamento saggio ad attendere perché sicuramente è molto paziente e perché la vita gli ha fatto già vivere tante situazioni che ha dovuto comunque portare sul groppone, l'abbiamo detto come peso, e ricostruire quando sono andate in frantumi. La memoria è la spiaggia lì dove l'uovo, il vostro uovo, la vostra conoscenza si è schiusa. Poi siete partite così spaventate, forse non lo so, la minaccia dei gabbiani, subito nel mare, subito devo allontanarmi, non voglio soffrire. Ho attaccato metaforicamente per difendermi. Non sono mai stato sincero. Magari non essere stati o state sincere, è semplicemente dato dal fatto che voi non avete confessato il vostro amore. Non vuol dire che voi lo avete ingannato cercando di raggirarlo. Probabilmente non avete confessato il vostro amore, quindi lui vi ha osservato, ha intuito, ha percepito, però poi alla fine non l'ha fatto il passo perché non ha compreso. Forse lo avete anche mandato in confusione. Vediamo che tipo di reazione potrebbe avere, avrà al vostro ritorno. Avete un pochettino giocato voi, per questo dicevamo all'inizio questa proiezione, no? Il timore che lui potesse essere strategico nei vostri confronti vi ha portato ad agire compiendo un passo motivato dal futuro che ancora non era, cioè se lui farà così, no, non voglio viverla questa situazione, me ne vado io per primo, mi allontano io per prima. Quindi in fondo avete piegato le possibilità di un amore, di una conoscenza ad un fantasma. Ora, la sua reazione al vostro ritorno. E beh, ragazze, cioè che vi devo dire? Vi vede come la regina di bastoni, fascino e dolcezza. Chi meglio di voi? Direi che vi accoglie nel migliore dei modi. Anzi, cara figlia al prodigo. Potrebbe addirittura dirti, ce n'è messo di tempo e per fortuna che alla fine non mi sono attenuta al galateo e ho iniziato a cenare. Cioè, mancavi proprio tu. Guarda, il tuo posto è stato lasciato lì per te. E verso cosa vuole andare con voi? No, vabbè. Guardate, ragazzi, è bellissima. Potere della volontà, positivismo. Non vi rimprovera, non vi dice niente, perché semplicemente siete mancate. Il problema è un altro e cerchiamo di capirlo, poi passiamo all'altra variante, perché questa è destinata a una grande riuscita. Siete anime fortemente connesse, voi vi siete spaventate, però va detto anche che evidentemente dovete affrontare dei fantasmi dentro di voi che devono spingervi a crescere e maturare. Per alcune cose forse ancora siete troppo impulsive. Lui è un po' più fermo, un po' più stabile, ma anche un po' più stanco, un po' più disilluso. Forse è un po' più grande di voi, se non lo è, probabilmente lo è come atteggiamento interiore. Però voi con che testa tornate? Perché questa è la cosa fondamentale. No, ragazze mie, però siete un po' scontente, va detto. Che cos'è che non vi rende felici? Perché abbiamo una carta di noia. Abbiamo detto che ad annoiarsi è stato lui nell'attesa. Anzi, no, aspettate, che errore enorme stavo compiendo. Proprio perché abbiamo già parlato di noia, il 4 comunque per me rimanda a lui. È un 4 di coppe, perfetto, ma lo collego a lui e lo collego alla noia che ha vissuto. Aveva la barba corta,
E la barba è cresciuta di tanto perché questo è il momento dell'incontro, del vostro ritorno e lui è seduto, no? Voi giungete, voi cercate di recuperare. Ma lui non vuole gesti da parte vostra, quindi in realtà vuole semplicemente che tornate da lui. E tornando, anzi, che torniate da lui e tornando, rimaniate. Questo è il suo desiderio. In realtà non vuole gesti, perché queste cose, tutta questa apparenza, è ciò che lo annoia veramente. Lui vuole semplicemente il vostro ritorno e magari una stabilità interiore che vi porti a vivere tranquillamente questa storia e il suo futuro, perché tornare non vuol dire tornare a fare festa, tornare vuol dire dover lavorare assieme. E Mangiafuoco e Burattini sono una grande squadra, ma un'unica squadra. Per poter sopravvivere è necessario che si lavori tutti assieme. Lui può gestire, può dirigere, può proteggervi, ma anche voi dovete fare la vostra parte per questa storia. Un'altra carta e passiamo all'altra variante. Quindi, fanciulle, voi siete lì, a un passo dall'intraprendere questo viaggio di ritorno. Ci sono tutte le premesse perché tanto non volete allontanarvi di più e lui vi manca. In più le carte vi hanno già detto che vi sta aspettando. Addirittura non vuole nessun pegno di pace, non vuole nessuna dimostrazione concreta, ma semplicemente il vostro ritorno e tutto al più il chiarimento, perfetto. Però deve essere un chiarimento sincero. Non ha bisogno di prove tangibili, cioè non ha bisogno che voi paghiate per quello che è successo. Vi ha già abbonato tutto, però quantomeno rispettate questo abbonamento. Giochiamo con le parole, cioè fidelizzatevi, siate anche fedeli e fiduciose. Quindi ragazze, bellissima variante. Fatemi sapere quanto mi piacciono queste carte di Pinocchio, fanno sempre iniziare molto bene le varianti. Andiamo alla nostra variante Scarabeo. Che cosa abbiamo per la variante numero 2, la variante dello Scarabeo? Anima in cammino, dove porta il tuo destino? Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Qui stiamo iniziando. Stiamo per muoverci, le condizioni sono quasi pronte, sono quasi adatte, il contesto sta per mettervi nella possibilità di muovervi autonomamente. Pinocchio esisteva già nel tronco, il tronco parlava, anzi, ha tentato anche di scappare, di rotolare via. Ricordate, no? Mastro ciliegia. Però a un certo punto arriva un intervento esterno di qualcuno che vi ama a prescindere, perché questa carta vi sta parlando di qualcuno che vi ama a prescindere. Può essere un genitore, può essere anche un amore, che però vi vede innanzitutto come figlio, cioè come un qualcosa da proteggere e da curare, al di là della passionalità. E quindi è in grado anche di essere molto equilibrato questo individuo, uomo o donna, nei vostri confronti, anche se poi siete un po' dispettose. O dispettosi, o se tradite le promesse fatte. Pinocchio prometteva sempre ottimi comportamenti, poi alla fine però Geppetto, poverino, scopriva cose completamente opposte alle promesse ricevute, ma non ha mai smesso di amare il suo Pinocchio. Mancano le gambe, le braccia, ecco, sta per giungere tutto. Però ricordatevi una cosa, questa energia, questa potenzialità che in voi è rimasta per molto tempo ferma, bloccata e repressa perché magari nel lavoro, nella vita privata, le contingenze non vi hanno permesso di iniziare la vostra attività, quello che avete in mente, di trasferirvi, di cambiare vita. Adesso arriva tutto assieme. Voi siete come una piccola bomba che sta per esplodere in positivo, che ha indossato per troppo tempo una sorta di fasciatura, no? Come si faceva con i bambini, i nostri nonni, con le fasce che venivano resi simili a dei bozzoli, con queste braccia completamente bloccate lungo il corpo e così le gambe. Quindi voi avete una smania pazzesca di movimento, però il problema è che il primo movimento, dopo non essersi mossi per molto tempo, potrebbe essere un po' scoordinato.
coordinato. E quindi il rischio è di dare dei colpi troppo forti e anche un po' disarticolati, potremmo dire, un po' come il corpo che in fondo è un po' disarticolato. Cercate quindi di rimanere calmi all'inizio, anche quando avrete la prova concreta che adesso nessuno potrà fermarvi più. D'altronde, una volta che Pinocchio è uscito fuori dal suo tronco e quindi lo scultore ha tolto il superfluo a voler far citazioni, e poi chi l'ha fermato più? È scappato, ha iniziato a vivere avventure pazzesche. Sì, alla fine c'è il ritorno, c'è la chiusura del ciclo, il cerchio, però nel frattempo ha preso il là, altro che il via. E nessuno vi potrà trattenere, neanche le persone che vi amano di più. Ecco perché magari, prima ancora di avere al 100% le vostre possibilità, cercate di ragionare un attimo come iniziare. Il primo movimento sarà ciò da cui a cascata conseguiranno tutti gli effetti. Qui c'è un amore e voi non vedete l'ora di tornare da questa persona, quindi questo Pinocchio che è rimasto per molto tempo inglobato nella sua immobilità, in tutti gli eventi contrari, magari neanche voi eravate libere o questa persona non era libera, ora è libera. Si sta creando questa condizione per avvicinarsi, ma dovete capire il modo, l'impulso improvviso potrebbe non rivelarsi corretto, perché la carta ci parla di stress. Noi sappiamo che questa carta ha anche la sua copia di nome Diamanti, e nel mio mazzetto c'è questa carta in più che non appare nei mazzetti di Osho di nessuno, quantomeno di nessuno che mi ha scritto. Quindi cerchiamo di leggere questa carta in più come un messaggio in più per l'appunto. Quindi le vostre potenzialità stanno per essere liberate e conquisteranno scenari e contesti e orizzonti di cui oggi non potete neanche immaginare. Molti saranno bellissimi, tanti saranno avventurosi, alcuni vi faranno paura e vi faranno pentire anche di alcune azioni. Però, cosa abbiamo? Dovete cercare di liberare prima lo sguardo dalle cause del passato, proprio perché l'abbiamo detto, il primo passo che farete è la causa prima di tante nuove conseguenze. Ma se voi il primo passo lo fate mosse da un rancore, un ricordo o un qualcosa in sospeso, non sarà una causa prima. Non ricominciate da zero assolutamente. Continuate semplicemente a perpetrare qualcosa che nel passato vi ha condotto a questa rigidità e che nell'oggi andate a recuperare proprio dal punto in cui lo avete lasciato in sospeso questo qualcosa. Vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. Perché cara anima in cammino e stai per incamminarti, dove porta il tuo destino? Il tuo destino ti porta indietro o il tuo destino ti porta avanti e tutt'al più chiudendo il cerchio a ritrovare ciò che ti sembra di aver perso? Allora, coraggio, forza, domate l'istinto. Vedete quello che abbiamo detto? Non lasciate che l'istinto vi guidi. In questo caso deve andare al contrario. Voi dovete ammaestrare, nel senso di dare maestria, non condizionamento, non lo state manipolando il destino, la vostra forza e neanche il vostro istinto. State cercando solo di dare a quest'ultimo degli strumenti razionali, la mano sulla testa. Ricordate l'eterno ritorno di questa dinamica che potrebbe ripetersi, abbiamo il nostro simbolo dell'infinito. Quindi voi state mettendo una mano sulla testa e sulla bocca, il che vuol dire calma testa mia, ragionamenti e taci bocca, non mi far dire la prima cosa sbagliata. Magari è da tantissimo che non ci vediamo, finalmente mi posso muovere, finalmente lo posso raggiungere. Io scappo, appena mi fanno le gambe scappo. Questo è il senso di questa carta. Lascio tutto, io devo andare da lui. Devo andare da lui, ma non dovete litigare. Assolutamente, cercate di non litigare perché altrimenti non abbiamo fatto nulla. Poi cominciamo a divergere nuovamente, non mi sembra il caso. Energia morale e virtù, quindi l'istinto non piegato, ma rassicurato dall'energia morale e dalla virtù. Siate quindi in grado di fare questo passaggio prima di gettarvi a capofitto verso questa riconciliazione, questo riavvicinamento. Che cos'è che voi volete trasmettere alla persona verso la quale vi dirigerete, verso la quale il destino finalmente vi sta per far muovere? Vi stanno togliendo le ganasce,
Non vi trattengono più nel parcheggio, nessuna multa, nessun verbale. Siete libere, quasi, ragazze, di andare con consapevolezza verso questo cambiamento improvviso. È un nuovo slancio. Nel passato la caduta, il colpo di fulmine, la fatalità di quello che è accaduto tra di voi vi ha fatto effettivamente cadere, o anche innamorare, appassionare, ma anche soffrire. Adesso invece questo slancio sembra molto più leggero, sembra uno slancio molto più consapevole nonostante tutto, ma il matto, ricordatelo, il matto e il genio vanno a braccetto, genialità e follia, la linea di confine è veramente breve. Quindi vi state avventurando verso quello che è comunque un ritorno con uno stato d'animo molto più leggero e sereno rispetto al passato. Però nel passato avete lasciato, o meglio, è accaduto che tutto ciò che vi circondava, i fattori esterni e la passionalità avessero il sopravvento. Qui andiamo molto più tranquilli, apparentemente, non voglio dire vuoti, non è questo, leggeri però e vuoti di quello che è accaduto, sì, perché abbiamo detto che questo nuovo passo, che è a cascata, caduta, cascata, prendiamo il termine cascata al di là della cascata del fiume come una possibile caduta. Il primo passo che voi farete, ecco, e non deve essere un passo di inciampo, sarà ciò che causerà tutta la serie di conseguenze successive. Ecco perché è molto importante questo primo passo. E se voi non vi aggrappate al passato, non vi portate ciò che potrebbe schiacciarvi e farvi cadere in maniera più rovinosa perché pesa, cioè se voi portate questo fiorellino, questo gesto carino, siete molto più leggeri che non trattenendo, no? Questo blocco, che poi il blocco vi pure immobilizza, il nostro piccolo blocco di legno dal quale stanno tirando fuori l'anima, e l'anima prende i suoi lineamenti nel viso, nelle espressioni. Quindi voi cosa fate? Lasciate andare tutto quello che è successo, proprio lo lasciate andare per non lasciarvi andare assieme a lui. Quindi adesso la vita vi dà una seconda possibilità di compiere lo stesso gesto, ma con maggiore leggerezza. Di solito il matto è colui che ha la testa vuota, no? Perfetto, il vuoto non è un fattore morale perché abbiamo detto che la moralità è proprio ciò che vi guida, ma è un fattore pratico e tecnico, non c'è più questa pesantezza. Quindi fanciulle, un'altra carta e poi vediamo un po' come andranno gli eventi. Allora, in questo momento, questo salto che non avete ancora fatto, non siete ancora convinte di poterlo fare. O meglio, avete paura di cadere nuovamente. Quindi la vita effettivamente vi sta mettendo nella condizione di tentare di provare. Vi porta nuovamente a quelle altezze. Quelle sono le altezze dalle quali vi siete fatte male. E tutto quello che è successo è stato un lunghissimo periodo di immobilità, isolamento. Probabilmente se è stata una storia clandestina, qualcuno vi ha scoperto e vi ha separato. Nell'oggi è passato talmente tanto tempo che nessuno vi controlla più. Voi volete effettivamente andare, tornare, ma avete timore di inciampare nuovamente. Tanti dubbi e che si ripeta la stessa storia, quindi anche questo cerchio dell'infinito. Vediamo innanzitutto come andrà questa volta, in modo da darvi qualche elemento in più. Qui abbiamo detto l'atteggiamento molto istintivo vi ha portato all'epoca anche a correre dei rischi maggiori di quelli che avreste potuto correre ragionando. Però l'istinto è anche ciò che avverte e avvisa del pericolo, perché l'istinto, che può sembrare razionale, ma razionale non è, solo che non vi fornisce tutte le motivazioni. La razionalità vi fa prima ragionare e vi porta alla conclusione. L'istinto non ha tempo, deve salvarvi, vi dà la conclusione e non il ragionamento, però l'istinto lo programmi con le esperienze. La razionalità è aperta anche a proiettare questo pensiero al di là dell'esperienza stessa. Cioè, l'istinto tu lo fai evolvere compiendo nuove azioni e vedendo i risultati. Invece la razionalità progetta, può andare indietro nel tempo e avanti, anche nel futuro, può essere visionaria. Cioè, tutte e due sono fondamentali e vanno portati l'uno a fianco dell'altro in equilibrio, però nell'oggi è come se l'istinto volesse di nuovo mettervi in guardia circa come è andata a finire l'altra volta, perché poi l'istinto si sente in colpa, dice: io ti ho fatto cadere, questa volta col cavolo che mi stacco da qui, no, non mi butto, non mi butto, questa volta in questa storia, no, non mi butto.
All'epoca vi siete buttate a capofitto in una storia che vi ha fatto soffrire, che potrebbe essere la stessa. Quindi o è una nuova possibilità d'amore o è una nuova possibilità di recuperare quell'amore. Però l'istinto non sa una cosa, che adesso ci sono delle incognite diverse. È passato il tempo, il contesto è cambiato, la dinamica karmica anche. Quindi non ha fatto esperienze nuove per comprendere che le conseguenze potranno essere diverse. Ed è qui che deve arrivare a supporto sulla sua testa, a calmarlo e a farlo un attimo tacere circa i suoi consigli e suggerimenti la ragione. Quindi questa volta tornare verso l'amore o tornare verso quest'amore, che scenario vi darà? Vittoria. Questa volta, ragazze, è netta. La risposta è netta. Coronate un sogno. È una grande vittoria, no? Come gatti si cade in piedi. Ed era ora. Questo sentimento tra di voi è reale. Allora, cosa fa e come sta in questo momento la persona che vi aspetta? Si sono date queste cinque carte, vediamole tutte. Vi aspetta la vittoria d'amore. Fanciulle, qui si brinda. Voi tornate indietro, le mie fanciulle vestite di bianco, verso la persona che vi aspetta. Voi proprio combaciate, mano nella mano, si brinda. È tutto pronto? No, vabbè, cioè, ragazze, queste sono carte che sono cadute. Ora ho anche paura a voltare queste tre perché fino ad ora la risposta che hanno dato è bellissima. Vediamole tutte e poi giriamo qualche altra cosa nel caso, no? Rimanga qualche dubbio. Il salto è un salto consapevole, maturo, siete cresciute, siete molto più forti, siete molto più fiduciose. L'abbondanza straripare, una croce della vita, questo migrare, no? Questi uccelli che tornano, la vita mi ha fatto allontanare, mi ha trattenuto in terre lontane, ma adesso torno da te. Combattente, fiera, forte, ambizione e fantasia. Ragazze, allora guardate questa resurrezione all'interno di questa coppa. Che cosa vi sta dicendo questa serie di carte? Che sono perfette con il ragionamento fatto, proprio confermano tutto. Abbiamo la passionalità, l'istinto e la fisicità, che hanno fatto intanto scuola, gavetta, tutto hanno imparato. Ora possono tornare con un bagaglio di esperienza maggiore, con una consapevolezza. Ho un'arma, ma questa volta posso dire so davvero usarla. La posso indirizzare in maniera corretta verso l'obiettivo. E soprattutto, in questo momento non corro il rischio di compiere quei gesti, no? Sbagliati che abbiamo detto all'inizio perché troppo contenuta per troppo tempo. Il primo movimento che faccio col braccio faccio cadere la brocca. Perché? Perché avendo opposto, no? Voi immaginate un peso e opponete la resistenza. Se tolgono il peso il braccio fa così, no? Vi ho reso l'idea. D'altronde la carta dell'aggrapparsi al passato è stato questo peso che ha messo le vostre braccia come metafora in condizione, no, di fare lo scatto adesso. Il salto è una sorta di scatto e questo scatto comunque in questo momento sarà molto elegante, cioè riuscirete ad attraversare con il vostro cavallo un negozio di vetro di Murano, ora non mi viene, una cristalleria, ecco, e non sarete sicuramente un elefante. Riuscirete a non distruggere nulla. Lo sapete cosa mi viene in mente? Avete mai visto su Instagram cose simili, quei video dove mettono, no, tutti gli elementi per terra? Il gatto passa senza far cadere nulla, poi arriva il cane e me li fa cadere. E fanno questi video così scherzosi per contrapporre e paragonare l'atteggiamento cane-gatto. Poi ci sono anche dei cani che riescono benissimo a passare senza far cadere nulla. Ecco, fanciulle, in questo caso riuscirete a guidare in maniera proprio saggia, consapevole la vostra istintività, il vostro istinto, la vostra forza bruta, che non è una forza brutta. Ma il fattore più importante è questo, è la fantasia, perché abbiamo detto prima che mentre l'istinto impara dalle campagne di guerra reali, perché sì, è bello sulla carta che tu mi fai tutta, no? Una sorta di previsione, ma poi io vado in campo e io devo fare la guerra per davvero, in campo è tutto differente. Quindi tu mi spieghi come si schiva un colpo, ma io devo trovare il nemico e devo impararlo sulla mia pelle a schivare il colpo. Quindi questo c'è, però è illuminato. E vi fa risorgere, vi ripropone, vi
ricolloca nel giusto contesto la fantasia che vi permette di immaginare quel qualcosa che l'istinto e la pratica non vi potranno mai dare, perché la fantasia vi porta più in là della realtà già vissuta e di quella che state vivendo, vi proietta verso l'infinito, il desiderio e vi proietta verso nuovi scenari. Quindi voi riuscite a far dialogare in maniera meravigliosa la pratica con la teoria, il sogno con la realtà, la fisicità con lo spirito, la distanza con la vicinanza. Auguri, la variante è bellissima. Fatemi sapere, ragazze. A stasera.